Ciao a tutti da Solfaterra News, il canale che vi porta dentro il cuore dei Campi Flegrei. Oggi vi raccontiamo una storia affascinante e forse poco conosciuta, quella del vulcano degli Astroni, un cratere vulcanico che, a prima vista, sembra solo un'oasi verde, ma che in realtà nasconde un passato esplosivo. Ma prima di cominciare, mettete like al video, iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci anche su TikTok, dove ogni giorno vi portiamo nuovi aggiornamenti, immagini spettacolari e approfondimenti sull'area Flegrea. In questi giorni stiamo realizzando la storia di tutti i crateri dei Campi Flegrei, uno ad uno. Non perdeteveli. Siamo a Pozzuoli, nell'area occidentale di Napoli. Il cratere degli Astroni è largo circa 3,5 km e profondo più di 250 metri. Oggi è una riserva naturale, un paradiso di alberi, animali e laghetti. Ma milioni di anni fa, questo luogo era un inferno di fuoco. Gli Astroni sono il risultato di una grande eruzione freatomagmatica avvenuta circa 4.000 anni fa, in piena attività dei Campi Flegrei. Un'esplosione devastante, generata dall'incontro tra il magma e l'acqua sotterranea, che creò questo enorme cratere. Ci troviamo all'interno di una delle caldere più pericolose del mondo, e ogni singolo cratere, anche quelli apparentemente dormienti, racconta un pezzo della sua evoluzione. Il nome Astroni potrebbe derivare da Aster, cioè stella in greco, oppure da Averno, con cui si indicavano i laghi infernali. Altri studiosi pensano che derivi dai boschi sacri presenti in epoca romana. Quel che è certo è che questo luogo ha sempre avuto un alone di mistero. Durante il Rinascimento, gli Astroni divennero una riserva di caccia dei Borbone, e ancora oggi, passeggiando tra i sentieri, si possono vedere resti delle strutture reali. Ma attenzione! Sotto i nostri piedi, la camera magmatica dei Campi Flegrei continua a muoversi. Negli ultimi anni, il bradisismo ha sollevato anche quest'area. E sebbene il cratere non dia segni di attività imminente, gli scienziati lo monitorano costantemente. Ciò che colpisce è la trasformazione del paesaggio vulcanico in un ecosistema naturale così delicato. Oggi gli Astroni ospitano volpi, cinghiali, falchi, aironi, ma anche specie rare di insetti e anfibi. Un equilibrio fragile che convive con il rischio vulcanico e con la memoria di ciò che è stato. È come se la natura avesse deciso di coprire con il silenzio la voce del fuoco, ma solo per un tempo. Perché ai Campi Flegrei la storia non è mai davvero finita, è solo in attesa di un nuovo capitolo. Noi continueremo a raccontarvelo, quindi seguiteci, lasciate un commento qui sotto, e diteci quale cratere volete esplorare nel prossimo episodio. Da Solfaterra News è tutto.